il ritorno alla pittura di Piero Pizzicannella è diverso dalle esperienze della transavanguardia e dell'anacronismo. Nella prima metà degli anni Ottanta, l'artista partecipa alla nascita di quella che diventerà la Scuola di San Lorenzo, dal nome del quartiere romano che ospita gli studi degli artisti del gruppo. Sono arrivato nel pastificio nell'81, ospite di Nunzio, uno scultore, e di altri amici che conoscevo dai tempi dell'Accademia di Belle Arti. Loro erano lì dal 77-78. È un'avventura che dura fino adesso. Adesso ci sono tanti artisti, tante scuole di fotografia e abbiamo condiviso in questo spazio tante storie, tante avventure. Ormai sono 30 anni che bene o male siamo lì. La prima mostra che un po' storicizzò, per così dire, il posto fu una mostra che si chiamava Atelier, realizzata all'interno del pastificio. Aprivamo il nostro studio tutti i giorni ai visitatori, ognuno nel suo spazio. Mi ricordo era curata da Achille Bonite Oliva e da Nicolini, che all'epoca era assessore alla cultura di Roma. Quella fu l'uscita ufficiale, la presentazione, l'entrata in società, diciamo, dello spazio. Negli anni Ottanta ci fu una specie di cortocircuito, anzi prima, diciamo nel 77-78, una sorta di cortocircuito per cui si cominciò a ripensare alla pittura, al disegno, non come lingua morta, ma come una possibilità di espressione di linguaggio. E io ero calato in questa problematica, io che venivo da un'esperienza seppur giovanile legata all'arte concettuale, alla narrativa arte, quindi a un'assenza di manualità. Fui tentato, e lo sono tuttora, dal disegno della pittura che piano piano mi prese la mano e mi fece poi riconsiderare questa possibilità come l'unica vera possibilità, la strada maestra che è quella della pittura. La mia prima pittura era ancora legata ha una tensione concettuale verso l'opera. Ancora non avevo capito che la pittura era in realtà un fine, non era un mezzo, era un punto da raggiungere. La consideravo ancora come uno dei linguaggi possibili. Proprio di questo periodo era quello che poi verrà chiamato anacronismo o pittura colta, e di questo uso della pittura, di questa ricucitura delle opere del passato, dei maestri, una sorta di rilettura, una sorta di adesione ad un mondo iconografico che non era storicamente presente. Di questo parlo quando parlo di un'esperienza concettuale, la mia personale. Io penso al mio lavoro come una sorta di museo immaginario che mi accompagna, con il quale convivo. È un rapporto che dura ormai da 30-35 anni, escludendo la fase di formazione del mio lavoro. Ci sono diversi temi o soggetti o luoghi, o non so come definirli, nei quali io ritorno ciclicamente. Naturalmente ogni volta che li riaffronto vengono guardati con un altro occhio, perché diverso è il contesto, è diversa la storia che ci circonda, anche la geografia, e diverso è anche il mio modo di guardare. Le cattedrali è l'uscita in uno spazio esterno. Tutto il mio lavoro racconta in qualche modo delle storie da camera. Il fatto di uscire e mettermi in relazione con uno spazio altro dal mio studio, da questo luogo sacro dello studio che io racconto, è stato difficile per me. Ho lavorato alle cattedrali per molto tempo. Le cattedrali non sono un luogo di culto, io non le penso così, e non è una cattedrale. È ciò che rimane delle cattedrali, è ciò che la memoria, sia personale che collettiva, ha setacciato. Ciò che rimane sono le cattedrali. Io costruisco cattedrali per tutti o per nessuno. Sono cattedrali immaginarie. Quando lavoro non guardo immagini, non sono di fronte a niente. E non c'è una religione, come non c'è iconograficamente una cattedrale o l'altra.
che è testimonianza di un culto. Non c'è una religione che prevarica sulle altre. La tensione verso l'assoluto che prova un artista è trasversale rispetto alle religioni. È qualcosa che forse è più avanti, è prima della definizione, prima della codificazione, è prima della parola scritta della religione. È qualcosa che si pensa con le mani e che si dà con l'artista, quindi al di là del culto.